Oggi un video pieno di magia. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, video dedicato a San Valentino, un cuore di cristallo da regalare a chi ci ama. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro cuore di cristallo. Allora, innanzitutto ci occorrerà del fil di ferro. Lo trovate in qualunque ferramenta a pochissimo prezzo, dell'attac. Avrete anche bisogno di una vernice lucida spray, poi del colorante alimentare del colore con cui vorrete che risulti il vostro cristallo, potete anche lasciarlo al naturale, e poi dell'acqua e dell'allume di rocca. L'allume di rocca o allume di potassio si trova in tutti i negozi di belle arti, in tutti i negozi di restauro, in tutte le farmacie, in tutte le erboristerie ben fornite. È un prodotto che non va ingerito, ma che non è tossico né per inalazione né per bollitura. Fate conto che quello che si mette sotto le ascelle come deodorante naturale, per intenderci, è proprio lui. È una sorta di sale grosso, dall'aspetto appunto già di per sé molto lucido e cristallino. Non so se riuscite a vederlo. Adesso io non vi dirò una quantità in grammi, vi dirò che per fare una soluzione satura vi occorrerà una parte di allume di potassio in polvere e due parti di acqua. Poi voi potrete prepararne quanti litri volete. Io, per intenderci, userò una cup di allume di rocca e due cup di acqua, e così farò la mia soluzione. Poi ci servirà un pentolino, una spatola e un tegame e naturalmente un piano di cottura. Cominciamo subito. Prendiamo un po' di fil di ferro, tagliamone un 60 cm, pieghiamo a metà il nostro fil di ferro. Creiamo un occhiello nella parte sommitale, così, e cominciamo ad arrotolare il fil di ferro su se stesso, creando un cordoncino di fil di ferro, appunto. Quando saremo soddisfatti della lunghezza, tagliamo la parte in eccedenza. Basta stringerla tra una tenaglia e muoverla velocemente. Avremo questo cordoncino con questo occhiello alla sommità e decidiamo subito quanto vogliamo che sia grande il nostro cuore. E allora, lì dove vogliamo che cominci il cuore, è una volta fatta questa V, cominciamo proprio a formare a mano libera il nostro cuoricino. Pieghiamo di nuovo, stringiamo ben bene, quindi facciamo sì che venga fuori l'angolo, lo spigoletto ben acuminato, e creiamo l'altra orecchietta del cuore. Ecco qua l'anima del nostro cuore. Adesso dobbiamo fare una cosa: prendiamo il nostro allume di rocca e prendiamo anche il nostro attac. Come prima cosa facciamo in modo che su tutta e soltanto la superficie del cuore, quindi mettiamo l'attac solo lungo la lunghezza del cuore. Benissimo, una volta fatto questo, prima che l'attac asciughi, immergete il cuore all'interno dell'allume, così. Lì dove non prende, aggiungete una goccina e rituffatelo nell'allume. Ok, tutta la cornicetta del cuore è fatta di allume, la stanghetta invece verticale non ne deve avere nella maniera più assoluta. Mentre lui è qui che riposa, noi prepariamo la soluzione in cui immergerlo per farlo diventare un cristallo. Abbiamo detto che io metterò due parti d'acqua, quindi due bicchieri di acqua, voilà, e metterò, la farò andare in ebollizione. Nel frattempo preparo anche un bicchiere di allume. Ok, spostiamoci sui fornelli. Mettiamo l'acqua a bollire. Nel frattempo, in un altro contenitore con un goccino d'acqua, dissolvo un po' di colorante. Un po' di colorante rosso, saranno 20 ml. Bene, l'acqua ha cominciato a bollire. Tuffiamo
l'allume di Rocca, tutto, e facciamolo disciogliere completamente in acqua. Aggiungiamo anche il colorante e mescoliamo ben bene. Benissimo, non appena tutto l'allume di Rocca si sarà disciolto all'interno della soluzione, questi piccoli residui poi li filtreremo, quindi non appena sarà disciolta spegniamo il fuoco e lasciamo 2 minuti a riposare. Ok, metto il filtrino sul mio recipiente e verso la soluzione satura. Lascio raffreddare 2 minuti, nel frattempo preparo lui. Ho preparato un cappietto per inserire questo, in modo che quando andrò ad affondare il mio cuore all'interno della soluzione ci sia qualcosa che possa rotolare sulla penna e che possa tenerlo sospeso senza che lui tocchi da qualche altra parte il contenitore. Inserisco il mio cuore all'interno della soluzione. Voilà! Adesso lui deve riposare lì per un bel po' di tempo. E dopo circa 6-8 ore siamo pronti per estrarre il nostro cristallo. Io naturalmente in queste 6 ore di tanto in tanto andavo a controllarlo. E guardate, siete pronti? E voilà! Ecco il nostro cuore di cristallo che si è formato. Poggiamolo su un fazzolettino di carta. Non è bellissimo? Allora, eccolo qua. Facciamolo asciugare perfettamente. Prima che di passare all'operazione successiva, mi preme dirvi una cosa. È possibile che il cristallo cominci a formarsi in alcuni punti e non cristallizzi in altri lungo la struttura. Cosa fare? Uscite il cristallo. Aggiungete un po' di attac nella parte che è rimasta ferrosa senza il cristallo, mettete un altro pochettino di polvere di allume di Rocca, quindi col dito pressatela e rimmergete. Volendo potrete anche riscaldare nuovamente la soluzione, fino non fatela andare ad ebollizione, riscaldatela solamente. Io per esempio in questo punto, vedete che è un pochettino più stretto, qui non aveva preso per nulla, panico. E allora cosa ho fatto? Ho tirato fuori il mio ciondolo, l'ho messo sul fazzolettino proprio così, ho aggiunto l'attac, ho aggiunto un altro pochino di allume di Rocca, nel frattempo ho rimesso questo in pentolino schiacciando il cristallo che si forma qua sotto e ho fatto riscaldare di nuovo, ho ricolato qua dentro il liquido, quindi ho rimesso dentro e come vedete si è riformato. Ora se io lo volessi ancora più cicciotto, mi basterebbe immergerlo ancora un pochino. Facciamo asciugare e cristallizzare ben bene da ambo i lati, quindi tra un paio d'ore spruzziamo la vernice spray. Fatto asciugare il nostro cuoricino, prendiamo uno smalto a base acrilica ad acqua e spruzziamolo sopra da una parte e anche dall'altra. Questo lo renderà più stabile e molto 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 lucido, e con una pinza rimuoverò anche questo gancetto in modo da creare il mio preziosissimo fermacarte di cristallo. Che sia un San Valentino brillante e prezioso come il vostro cuore di cristallo. Fate rimanere a bocca aperta il vostro fidanzato e noi ci vediamo dopo le foto. La formazione di questo cristallo, non è bellissimo? Un cuore di cristallo fatto da voi, un qualcosa di veramente sorprendente, magico e nello stesso tempo prezioso. Io spero che questo video vi abbia destato stupore, ma anche la meraviglia di come la chimica e di come le reazioni chimiche possano formare qualcosa di davvero stupendo e soprattutto di forgiato da noi. Bene, se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su, iscrivetevi se non siete iscritti,
trovate il link qui in basso dove c'è il simbolo di Arte per Te, e soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta, dove si parla di beauty, lifestyle, chiacchiere e curiosità, e Due Cuori e una Cappa, dove si parla di cucina e golosità. Vi aspetto ovunque, ma soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!